Orecchi. Presente. Orecchi, presente. Nessuno assente. Sottopongo l'approvazione del passaggio precedente. Approvazione. Prego. Sì, buonasera, io mi sono letto un po' quelli che erano i verbali del sito precedente e nel precedente del suo tribunale hanno richiesto due cose, due elementi che non sono stati inseriti al verbale. Il primo riguarda il punto 5 all'ordine del giorno, il discorso delle concisi. Avevo richiesto al sindaco, al segretario, quali sostenevano che non potevano essere inseriti emendamenti. Non è stato neppure accennato questo discorso qua, avevo richiesto che fosse messo al verbale. Il secondo punto è il verbale numero 41. Il secondo punto riguarda il verbale numero 44, l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Avevo chiesto di inserire il verbale se erano stati fatti degli incontri con le organizzazioni sindacali. Non mi ricordo la pausa che non aveva risposto, insomma, non si ricordava mia. C'erano state date delle risposte anche da parte del sindaco e questo non è stato inserito all'ordine del giorno, cioè non è stato inserito nel verbale. Quindi sono due punti. Quindi il primo emendamento per quanto riguarda il discorso precisi e il secondo incontro con le organizzazioni sindacali. Thank you.
tutta... No, tutto ciò, però, l'idea, perché mi sa che mi sembra che si capisca poco. Cioè, come stai dicendo adesso, mi sembra che si capisca poco. Se volete io avrei fatto dire tutto da questo punto di vista, rapidamente. Non sono molti. Cioè, cerchiamo di darvi alcuni punti a grandi linee. Poi se noi discutiamo questo famoso patto di stabilità, che poi appassiona molto il dibattito, dando la mia interpretazione, evidentemente, non è necessario. Era più chiaro per farvi intendere. Sì, no, ma difatti stavo arrivando, quando io vi dico che l'entrata maggiore sono di 180.000 euro, era per capire che poi tutti gli assestamenti delle singole voci erano una conseguenza di questo fatto, che ci permetteva di avere una grande variazione in entrata. Comunque, se volete, ve le leggo anche per capitoli significativi, però ripeto. Quando vi dico che abbiamo rifinanziato per 1.000 euro i carburanti e gli automezzi, perché non ce l'avamo più, possiamo anche dirlo, ma non mi sembra, nel senso che non mi sembra particolarmente significativo ai fini di queste cose. Se volete poi, invece con la ridistribuzione delle spese, se volete, abbiamo accantonato 8.000 euro per le nevicate, speriamo che nevichi poco, ma se dovessero capitare abbiamo rifinanziato il capitolo perché era assolutamente carente da questo punto di vista. Abbiamo messo poi 7.700 euro per la potatura di impianto, situazione ambientale e marciapiede, sono state anche parecchie critiche per piante invasive su confini o altre questioni, 5.000 euro del regolamento degli uffici comunali, l'altra variazione importante sono 17.600 euro in più per l'acquisto di un nuovo autocarro e di un apecar usato. Ecco, punto di vista vi do anche una spiegazione, nel senso che è capitato una dismissione di un'attività vicina che aveva un APCAR praticamente nuovo che non era più usato, il campo del personale stradale ha detto che era un grande affare, tanto è vero che c'è stato fatto un prezzo di 2.000 euro secondo a 10.000 euro di acquisto dell'auto usata, abbiamo ritenuto opportuno fermarla, toccarla, poi dopo la variazione andremo a prendere, perché l'APE che abbiamo adesso, se uno spinge un po' di più il freno, probabilmente va dentro nel pianale e lo tira via, perché ormai è assolutamente obsoleto. Vi do, ripeto, queste cifre che sono quelle più significative. L'altra questione significative sono che la variazione con queste entrate ci ha permesso di accantonare 11.500 euro per un primo intervento sul montaggio per una delle frazioni che va sotto, quindi sui troppo piedi per riuscire a trasportare più l'acqua, e l'altro intervento che dovrebbe permettere il resto degli interventi minori sugli impianti idrici di 48.000 euro per mantenere straordinario del patrimonio e interventi sulla cosa. Queste erano, secondo me, ci sono poi due variazioni interne, se andate a vedere per il Garanto Fausto, ci sono tre voci che si compensano entrate in uscita, in sostanza abbiamo minori entrate su indennità ai dipendenti che si compensano con maggiori indennità dall'altra parte messe su altri capitoli, sono questioni abbastanza interne che vengono contabilizzate. Abbiamo le altre questioni significative di variazioni, abbiamo preso atto nella criticità di bilancio commissariale che riguarda sia l'ICI che la TOSA per le pubbliche affissioni per un totale di circa 46.000 euro che sono sul prospetto del responsabile dell'altro parto. Abbiamo minore entrate dai servizi cimiteriali, mentre abbiamo un leggero aumento di maggiori entrate per violazioni per legge regolamento ordinanze e violazioni del codice della strada, sono circa 6.700 euro che sono state incassate. Abbiamo un intervento di 12.000 euro per sponsorizzazione di attività culturali, sono entrate da una ditta locale. E l'altra questione significativa, se volete poi ne discutiamo meglio, sono 13.000 euro che abbiamo messo a disposizione per risolvere un'annosa questione sugli scavi archeologici della località Olmo, in quanto esiste un'operazione con parziali finanziamenti regionali che però non trovano nessuna copertura da parte locale per riuscire a compensare, insomma, soltanto ci hanno dato dei soldi della regione, non si capiva perché, dovremmo finanziare quindi l'intervento nostro per andare a giudicare l'intervento regionale. Era evidenziato, se vi ricordate, nelle criticità di bilancio sugli scavi archeologici, con questa somma noi sostanzialmente andiamo
sostanza di tutta questa manovra porta che noi andiamo a chiudere in pratica, prendiamo atto di maggiori entrate, non ne prendiamo atto in termini assoluti, ma andiamo a fare una distribuzione di spese, una messa di disponibilità, non per grandi opere, ma per sostanzialmente per manutenzione, piccoli interventi all'interno del comune, piccole dotazioni. Ripeto, il patto di stabilità non è che rientro nel patto di stabilità, non è ancora raggiunto, abbiamo ancora una criticità, se voi vedete poi nella relazione, però tra le righe capite che ci sono due operazioni in ballo che andranno quasi sicuramente a coprire i 24.000 euro che mancano ancora per raggiungere il patto di stabilità, sono due operazioni che dovremmo chiudere in questi giorni con le entrate che sono, come abbiamo già parlato anche in questo consiglio, che sono da una parte l'entrata per il relitto della Coca-Cola che diamo all'Ellenic e dall'altra parte il rientro di Ioni che dovrebbero essere sicuri. Quindi più non è straordinario che abbiamo previsto per una notizzazione che dovrebbe entrare anche questo, poi vedremo se farlo entrare quest'anno o l'anno prossimo, sempre per motivi di patto di stabilità, ma diciamo che sostanzialmente l'obiettivo è stato raggiunto. Faccio due parole anche sul patto di stabilità, se volete, perché poi se ne sentono di tutti i tipi e di tutti i colori. Noi siamo entrati con una situazione che prevedeva un bilancio solamente certificato di 980.000 euro. Facciamo una premessa: quando poi si parla di criticità di bilancio riguardo al patto di stabilità e si parla di 380, di 980, non è che per rientrare nel patto di stabilità una debba fare la formichina e riaccumulare i soldi che sono frutto dello sforamento del patto di stabilità. Cioè, nel senso che c'è un comune, nel nostro caso, si è parlato una volta per 380, nel nostro caso i 980 sono ancora neanche precise, non è che poi noi l'anno dopo li dobbiamo rimettere, è lo Stato che dà una serie di sanzioni proporzionali allo sforamento del patto di stabilità. Nel nostro caso, tanto per essere molto chiari, poi ho consegnato anche stamattina al capogruppo presente, poi se consigliere Pezzi lavora in relazione alla corsa di conto che è stata data, che riguarda il 2009, in cui ci sono una serie di osservazioni fatte per questa sforamento di bilancio, cioè nel senso che nel momento in cui la situazione viene sforata per 380.000 euro, allora c'era una regola di bilancio data dallo Stato che prevedeva una percentuale di sanzione a carico del comune che mi pare sia qualcosa meno di 60.000 euro, più giusto per l'altro più o meno, sì, 50. Quindi a noi partivamo da un meno di multa data al comune di 58 euro. Così come lo sforamento che aveva fatto l'amministrazione Falco, che era di 980.000 euro, teoricamente essendo cambiate, 960, va bene, essendo cambiate le regole nazionali, avrebbe previsto a carico del comune una multa, chiamiamola così se volete che ci capiamo poi meglio, perché poi altrimenti non si capisce come andare, pari allo sforamento effettuato. In realtà poi questo non è avvenuto perché nuove regole di finanza hanno imposto comunque dei tetti massimi alla multa, ci ammela sempre così, per cui in realtà poi questa è stata diminuita di circa 360-370.000 euro, e quindi a questo punto di vista proprio Ferraro, se volete magari correggermi meglio, ma siamo. Vabbè, la multa è stata di 140.000, poi quella. Poi c'è stato questo lì. Quindi da questo punto di vista, diciamo, quando si parla di questi sforamenti, perché poi qualcuno dice la bacchetta magica, non la bacchetta magica, come si fa a rientrare, è che lo sforamento in realtà poi viene parametrato a delle multe che hanno un certo tipo di pesantezza da questo punto di vista. Tanto per dire un'altra questione, nel momento in cui questa amministrazione è subentrata nel maggio, noi siamo entrati in una situazione di criticità reale che si aggirava su 480.000 euro, una parte era stata poi coperta da una certa iniziativa commissariale.
per dire, ci hanno chiesto anche pubblicamente per giornale altre cose, quali sono stati i meccanismi per cui si è arrivati poi a chiudere, o perlomeno con buonissima probabilità a chiudere questa vicenda già entro l'anno. Le vicende sono state, io le ho ripetute più volte, ma continuo a ripeterle, cioè nel senso che la modifica di alcune leggi nazionali che hanno ridotto le sanzioni da questo punto di vista hanno permesso di riassestare in maniera consistente questo bilancio. Abbiamo fatto l'operazione che ci ha messo del suo questa amministrazione, qual è stata? Anche il bilancio commissariale, pur essendo rigido, aveva delle criticità notevoli, pure l'abbiamo anche evidenziata anche in questa variazione manovra finale, nel senso che per quanto riguarda, faccio solo due esempi, 10 milioni o meno, esistevano delle criticità consistenti che si aggiravano più di 100 mila euro. Comunque aveva una criticità consistente prevista in entrata e che poi non sono state realizzate perché per mille motivi, la crisi finanziaria, la crisi economica, la crisi delle cose, forse anche una previsione troppo ottimistica di entrate, creavano delle ulteriori criticità. Un'ulteriore criticità che c'è stata era quella di prevedere la vendita di una serie di immobili, ricordate qua ci trasciniamo dietro da tempo la vendita del lotto dell'autorizzazione là in fondo, la vendita delle casette e del cimitero che non si riesce mai a realizzare, quindi avendo previsto queste vendite come reintegro e non essendo riusciti a fare la realizzazione immobiliare rappresentavano una criticità. Tutto questo ha dovuto essere evidentemente sostituito, quello che ci abbiamo messo nel nostro, oltre a un sistema di contabilità che noi chiamiamo preventivo, cioè nel senso che il controllo che viene fatto sulle spese è preventivo e non tanto spendiamo dopo vedremo, che in altre situazioni sono state magari adottate perché magari andava meglio, poi si è riuscito a recuperare comunque anche se ha portato delle criticità. Oltre a questo controllo noi siamo riusciti a variare queste criticità in parte grazie alle maggiori entrate che sono venute a livello nazionale, in parte dell'ulteriore alienazione che abbiamo fatto noi quando la Coca-Cola, l'operazione che è stata fatta sulle antenne o altro, che hanno permesso. Devo anche dire che il momento di rientro di fondi o di minori criticità date dai rientri nazionali hanno permesso non di risolvere anche una serie di criticità sociali che c'erano nel paese, ma comunque di attenuare, se avete seguito con attenzione anche le variazioni che sono state fatte a livello 3 o 4 che sono state portate qua a livello di variazioni, hanno permesso di anche di reintegrare una serie di capitoli, per dire se non avessimo reintegrato per tre volte successive, faccio solo l'esempio della benzina, saremo fermi a giugno per i mezzi comunali. Come sono stati reintegrati una serie di fondi per le criticità sociali, è uno dei momenti io credo più difficili che noi stiamo vivendo, lo vediamo tutti i giorni anche in questa amministrazione, le criticità date da chi non riesce più a pagare l'affitto, che non riesce neanche più a pagare le bollette, la luce, o cose che già è un momento veramente difficile. Credo che queste variazioni hanno permesso, non dico di risolvere, sarebbe stupido dire una cosa di questo genere, ma comunque di attenuare alcune criticità. Io credo che il risultato maggiore, se riusciremo anche con lo sforzo di tutti, anche di questo Consiglio, a raggiungere l'equilibrio nel bilancio, la cosa che a me sembra più importante non è tanto e solo quello che dall'anno prossimo si possa spendere, perché non è vero, l'anno prossimo ci saranno gli stessi vincoli che ci sono quest'anno, probabilmente con qualche soldo in più, ma non sono cifre spaventose, credo che i criteri di economicità andranno comunque rispettati. Credo che la cosa migliore che possiamo augurarci è che si potrà cominciare a riprogrammare poi questo comune. Oggi voi sapete che lo sollevamento del patto non permette la sostituzione di una pensione, lo sollevamento del patto non permette di accedere mutui, da questo punto di vista vi ricordo che noi proprio per la difficoltà finanziaria abbiamo perso il finanziamento della fondazione che riguarda la linea dei mondi, l'hanno perso definitivamente anche se speriamo di recuperarlo con l'altra forma con questo bilancio, che comunque è andato, anche se siamo riusciti a salvare con l'operazione sia la mente che la casa. Quindi ripeto, la possibilità.
possibilità di andare a fare mutui, questo non mutui, finanziamenti con partecipazione, abbiamo perso ad esempio quest'anno microfinanziamenti anche provinciali, regionali, qui ci dovevamo fare noi dei microinvestimenti, personale o meno, questo ci è stato impedito. Facciamo un esempio banale, non riusciamo ad adoperare lo strumento di voucher per fare dei lavori temporanei a qualche parte che possono alleviare anche situazioni di disagio, perché il voucher si intende in termini giuridici un'assunzione anche se temporanea. Quindi da questo punto di vista anche spendere 50 euro per mandare uno a pulire l'erba, pur essendo assicurato cose di questo genere, è una criticità che in gesso è comune in maniera assolutamente pesante. Quindi questo, pensate anche poi che la possibilità di programmare, quindi di arrivare a vedere anche degli investimenti con una serie di mutui, credo vadano a scadenza verso il 2015-2016 in maniera consistente nel comune di Nogara, noi non possiamo oggi fare grandissime spese proprio per non rientrare ancora in una criticità di quadro di stabilità. Però il fatto che si possa pensare, estinguendosi automaticamente verso il 2015-2016 una serie di mutui consistenti, ci permette già a partire dal 2013, perché poi l'iter per arrivare ad avere i mutui a stipulare o meno, quindi l'iter progettuale e altro, ci permette già di cominciare a pensare dal 2013 a una serie di opere che possono poi essere finanziati dalla prossima amministrazione che verrà, con possibilità poi di avere un minimo di attività programmatoria anche per il prossimo. Non lo so cosa potrei dirvi ancora in questo momento, se ci sono delle domande più specifiche cercherò di darvi risposta se posso. Alcuni chiarimenti su alcune cifre, dopo faccio invece la considerazione complessiva. Nella prima pagina, che è quella che riguarda Verato, vedo il minore ICI, ne avevamo parlato anche prima, da recuperi di anni pregressi e le minori entrate dalla TOSA per 18.000 euro complessive. Per quanto riguarda il recupero crediti, che è già stato fatto, comunque è già stato messo in piedi tutta la procedura per vedere se si riescono a recuperare. Il recupero crediti, abbiamo un'agenzia di recupero crediti. La minore entrata di ICI è dovuta, è tutto alla... gli anni pregressi, ovviamente sono passati i tempi di quando si incassavano i 100.000, i 200.000, i 300.000 euro di recupero. Perché ovviamente una volta aggiornato entra a regime e man mano sarà sempre meno il recupero degli anni pregressi, perché ovviamente la gente paga così regolarmente. Mentre poi abbiamo visto la cifra, quelli di 5.000 euro, penso sia i poltronieri delle minori entrate, dei rimborsi e recuperi da privati per danni al patrimonio comunale, qua è purtroppo d'attualità una grossissima pecca che c'è, chiamandola così per essere anche positivi, su quanto riguarda gli atti di vandalismo nel nostro territorio comunale negli ultimi periodi, che impongono una riflessione. Ci diamo già la disponibilità per trattarla se faremo quegli incontri che dicevamo prima, perché quello è un tasto dolente che purtroppo non nasce con voi, nasce da prima, e il grave è che rischia col passare degli anni proprio per un degenerarsi progressivo anche della popolazione più giovane della nostra Nogara, ma non solo, perché è un aspetto anche generalizzato, però rischia di diventare proprio su piani difficili anche da riuscire a arginare oltre che a controllare. Quindi su questo penso che sia opportuno un dialogo fatto veramente sul serio, e mi auguro anche che queste somme comunque possano essere recuperate, perché al di là dell'aspetto proprio degli atti che vengono fatti, anche a bilancio probabilmente bisognerebbe far capire a queste persone che i danni che fanno comunque vengono pagati con dei soldi che a loro volta pagano anche loro. Probabilmente questi ragazzi, se sono ragazzi o comunque chi è, non è chiaro neanche questo passaggio.
Ho visto invece, io volevo capire anche un attimo per quanto riguarda l'aspetto culturale, al di là dei 1000 euro che se vogliamo sono irrisori per quanto riguarda le spese di energia elettrica del teatro comunale, ma non so se devo rivolgermi ancora a Poltronieri o a Massignano per quanto riguarda il teatro, c'è in programma di iniziare ad utilizzarlo, perché finora è un fiore all'occhiello, come abbiamo detto in più occasioni di questo comune, però lo vediamo sotto utilizzato parecchio. Sì, sì, sì. Assolutamente, a gennaio comincerà la segna teatrale, 21 gennaio comincerà la comunicata. Sì, è fermo anche perché facciamo un adeguamento dei fiumi, una pratica vecchia. Sì, sì, sì. E per l'altro discorso, colgo probabilmente la disponibilità a collaborare per il vandalismo, ho anche scritto su Facebook qualche giorno fa, che è una cosa ormai... No, è una cosa ormai vergognosa. Purtroppo si fa politica, adesso è tutto da dire, o è bello, non lo so, dipende dal punto di vista, si fa politica anche lì. E se non altro si interagisce con le persone, si deve interagire. E effettivamente insomma c'è cioè, è lavoro un po' vergognoso ultimamente, stanno pubblicando su certi vandalismo che per quanto riguarda invece i 5.000 euro che vedo di maggiori spese per la manutenzione delle strade bianche, è un intervento unico e la somma di Genza, cioè, mi viene in mente quando ho letto qua ho pensato subito a quanto riguarda Sant'Agata, perché so che è un altro problema annoso che continuiamo e sono molto male, esatto. No, è generico l'intervento, ho capito. Invece solo un invito, sempre nell'ottica magari che rispetto al patto di stabilità potrà portarvi qualche euro in più nelle casse, per quanto riguarda, al di là delle maggiori spese fatte già quest'anno per l'illuminazione, quindi sia il materiale elettrico, i 1.800, sia le maggiori spese per l'illuminazione pubblica a Nogara, è un problema di cui discutiamo ormai da anni, anche da parecchi. Ed effettivamente ci sono delle zone dove anche la mancata illuminazione contribuisce purtroppo con gli atti di vandalismo, anche zone centrali, soprattutto non stiamo parlando delle zone più periferiche, e perciò magari riuscire a potenziare anche quella potrebbe, non dico eliminare il problema, ma quantomeno un attimo limitarlo, quello effettivamente sì. Per quanto riguarda invece una valutazione complessiva del tutto e anche la dichiarazione di voto per quanto riguarda il nostro gruppo consigliare, Davide Emanuele farà tutte le sue valutazioni, pensiamo anche da quanto detto dal sindaco di poter dire, e questo l'abbiamo detto anche a un giornale locale comunque che ci aveva intervistato ed è andato l'articolo sulla stampa pochi giorni fa, una considerazione sul probabile rientro dal patto di stabilità. Io con la giornalista che mi ha intervistato ho detto che rientro probabile comunque da questo dall'anno 2011 del patto di stabilità, è una cosa che si può considerare quasi di grazia ricevuta, una cosa che avrebbe più o meno credo fatto qualunque amministrazione, nel senso che più che parlare di meriti di questa amministrazione si dovrebbe parlare di effettivamente modifiche, non di dettaglio, ma modifiche effettivamente consistenti che sono state fatte e portate avanti dal governo precedente rispetto a questo governo Monti, che è osteggiato anche parecchio da alcuni esponenti dell'attuale giunta, che però effettivamente la ricaduta sul comune di Nogara da questi provvedimenti è stata più che indispensabile per arrivare al rientro del patto di stabilità. Le minori sanzioni le abbiamo già dette prima, effettivamente si pensava che la sanzione per il comune di Nogara di quest'anno, Claudio, per quanto riguarda il ragionamento di prima. Monti? No, il governo precedente che sembrava male, assoluto, ha permesso anche No, assolutamente, lontano proprio da me. Però dico quel governo che comunque in più occasioni, quel Presidente del Consiglio che in più occasioni ha avuto modo di dire forse inadeguato, che potrebbe essere buono, ha permesso comunque al Comune di Nogara un risultato che altrimenti avrebbe, credo, a grossa fatica permesso il rientro del patto di stabilità. Le migliori sanzioni, come abbiamo detto prima, quindi sanzioni che non corrispondono all'effettivo importo del patto di stabilità sforato dell'anno scorso, quindi 179.000 euro per la compartecipazione IVA che vi è arrivata in ingresso più le maggiori entrate del fondo sperimentale del riequilibrio, sono stati effettivamente questi provvedimenti che hanno portato assieme a comunque le correzioni che avevamo fatto l'anno scorso.